Signore e signori, buonasera e bentornati. Io sono Lexi, su questo canale mi piace portare spunti di riflessione sugli argomenti più disparati, per poi lasciare che siate voi ad approfittare di questo spazio bianco qua sotto per riempirlo con i vostri commenti, le vostre riflessioni, che ci porteranno poi ad andare ad approfondire questo argomento ulteriormente e magari a scoprire qualcosa di nuovo. Il tema che vi voglio portare oggi mi è stato suggerito involontariamente da un video che ho visto su YouTube. Torniamo a parlare di disabilità e nello specifico del rapporto che abbiamo noi persone normodotate nei confronti dei disabili. Quello che mi ha colpito è stato vedere il video di una ragazza disabile che vive a Los Angeles, quindi americana, e cercava di ottenere lavoro come modella o come attrice e lamentava appunto la difficoltà di ottenere questo genere di lavoro dal punto di vista di una persona disabile che appunto ha già una quantità di ruoli limitati sui quali può andare a fare una application, come si chiama, per i quali può andare a candidarsi, e allo stesso tempo come venga considerata invisibile dalle persone che le circondano. Il discorso che faceva era: abbiamo insegnato ai nostri bambini che non si fissano le persone che hanno qualche problema e siamo quindi arrivati ad un punto in cui non ci fissano, ma non ci vedono e non ci considerano. Ma siamo qua anche noi come persone disabili, per cui cominciamo a invertire questa tendenza: guardateci, ascoltateci e soprattutto rappresentateci. E questo rappresentateci è una cosa che, devo dire, mi fa un po' storcere il naso, perché mi fa tornare a pensare a tutti quei discorsi della sinistra americana che, sapete, io trovo un po' eccessivi, sul bisogna fare tutto, non lo so, con quei discorsi sulla body positivity, l'obesità va bene perché accetto il mio corpo, che sono appunto degli estremi. Questo qua è il punto di vista che viene portato da chi porta avanti gli estremismi all'interno della body positivity, perché, ripeto, secondo me nella body positivity non c'è niente di male, anzi è un concetto molto positivo. O a quei concetti come il transage, che hanno declinato dal transgender non si sa bene come, perché arriva a un estremo assurdo con delle persone adulte che si sentono dei bambini e pretendono di potersi comportare come dei bambini e interagire anche con dei bambini quando magari sono uomini adulti che giocano con dei bambini. E ci porta a chiederci: è giusta questa cosa nei confronti dei bambini? Cioè, capiamo che ci sono persone che hanno difficoltà, ma forse è più il caso di andare ad analizzare questo tipo di difficoltà che loro sentono ad accettare la loro età, piuttosto che a consentire di fare tutto quello che vogliono e quindi di vestirsi come un bambino di 6 anni e di tornare all'asilo. Questo discorso del sono disabile, non ho niente di cui vergognarmi, che è giusto, viene secondo me portato all'estremo nel momento in cui viene detto sono disabile, per cui ho il diritto di interpretare una persona disabile in una serie TV, in un film, perché a quel punto mi fa pensare: no, aspetta, tu stai pretendendo di avere un ruolo per il semplice fatto che tu sei disabile, e quindi togliendo alla fine quella che è la vera e propria concorrenza, dando la possibilità anche a persone normodotate di accedere a quel determinato ruolo, che poi, se c'è effettivamente una selezione vera e propria, risulterà evidente che magari la persona disabile è più adatta a quel ruolo perché conosce meglio la situazione e sa come comportarsi in quella determinata situazione, perché è una cosa che vive tutti i giorni e magari può portare effettivamente qualcosa. Però non credo che il fatto di escludere una persona normodotata dalla selezione sia indice di parità, come l'escludere gli uomini da una selezione non è indice di parità. Trovo che invece sia una cosa che aumenta la disparità di genere. Il discorso che veniva fatto all'interno di questo video era invece come una volta ci vestivamo da persone di colore non trovandolo scandaloso, adesso ci vestiamo da disabili non trovandolo scandaloso, ma sono certa che in un futuro ci renderemo conto che interpretare una persona disabile non essendo disabili è vergognoso, imbarazzante, e appunto chi fa questa cosa in una serie TV si vergognerà in futuro. Ecco, io credo che questo sia interpretare un ruolo e che è quello che ci richiede proprio il mestiere di andare a recitare e interpretare. Ma questa è anche una visione che viene portata nell'ambito della disabilità anche in Italia, nel momento in cui ci sono magari persone, ce l'hanno riferito a un corso di formazione, che dicono: noi siamo disabili e abbiamo il diritto di fare tutto quello che fanno i normodotati. Io sono una persona cieca, voglio giocare a golf, per cui potrò giocare a golf, voglio avere tutti gli strumenti per giocare a golf.
senza rendersi conto che magari io, singola persona cieca, sono interessata a giocare a golf, ma magari tutto il resto delle persone cieche non sono altrettanto interessate perché non capiscono il senso, il divertimento di cercare di centrare una buca che non vedono con una cosa che non vedono lontano senza capire da che parte stanno tirando, con un gioco che potrebbe diventare estremamente frustrante e al quale potrebbero semplicemente non essere interessati per principio. E quindi da un lato è giusto andare oltre i propri limiti, dall'altro c'è anche il concetto di c'è un limite e a volte non è neanche sensato spendere così tante risorse per cercare di raggiungerlo quando si può ottenere molta più soddisfazione accettando anche questo limite, comprendendo questo limite che c'è posto. E questa cosa può valere per un normodotato come per un disabile, cioè non è la disabilità che ti pone un limite. Anche noi persone normodotate, magari non siamo portate per un determinato ambito, ci rendiamo conto di questo limite che abbiamo e riusciamo a portare e a estendere al meglio la nostra vita, tutto quello che ci circonda, nel momento in cui ci rendiamo conto di questo limite e lo accettiamo come parte di noi. Questo non significa non cercare di fare il massimo, ma capire che ci sono alcune condizioni in cui cercare di fare di più è un danneggiare noi stessi e credo che sia una riflessione interessante sulla quale fermarsi, specialmente all'interno di un ambito come la disabilità, che di solito viene trattata molto da lontano, direi anche trattata quasi esclusivamente da persone che la vivono sulla propria pelle, quindi trovo possa essere interessante andarla a estendere appunto anche un canale come il mio, che non è specifico sulla disabilità e che quindi coinvolge anche persone che non devono affrontare queste cose tutti i giorni. Per aiutare magari un po' anche tutti noi ad affrontarla con un po' più di naturalezza nel momento in cui andiamo a rapportarci con persone che, come diceva questa ragazza in questo caso giustamente, non hanno niente di diverso, non hanno niente di meno e anzi, la ragazza diceva, mi dà fastidio quando le persone la prima cosa che mi chiedono è cosa è successo, che problemi hai, perché non andremo mai a chiedere a una persona la prima volta che la vediamo che problemi hai e quindi non è giusto andarla a chiedere a una persona per il semplice fatto che è disabile e su questa è una cosa che concordo, cioè se una persona ha voglia di raccontare e di spiegare, magari glielo chiediamo dopo 3-4 volte che la conosciamo, perché non tutti potrebbero essere a proprio agio, magari qualcuno appunto non ama parlarne o non ama discuterne perché è dovuto a una situazione particolarmente traumatica che non ha voglia di rivivere, non credo sia giusto neanche da parte nostra andare a imporre questa visione del cercare appunto di andare a farla rivivere per sentirci dire cosa è successo. Quando poi tante volte magari non sappiamo neanche cosa rispondere a queste situazioni traumatiche e drammatiche che le persone hanno vissuto. Questa era la mia riflessione di oggi. A questo punto sarei curiosa di sapere cosa ne pensate, per cui fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Se il video non vi è piaciuto, pollice in giù. Se il video vi è piaciuto, pollice in su. In entrambi i casi fatemi sapere perché. Su questo canale affrontiamo sempre tantissimi argomenti diversi e addirittura se ne avete qualcuno voi che vi interessa particolarmente, vi piacerebbe sentire affrontato, non fatevi problemi a farmelo sapere qui sotto nei commenti, quindi suggeritemi anche voi temi veramente che vi possono venire in mente in qualsiasi momento della vostra vita, come vedete che vengono in mente a me anche nei momenti più inaspettati. Noi ci sentiamo tra qualche giorno per il nuovo video, nel frattempo auguro a tutti una buona serata.